FIA Europea Formula 3 Championship, quarto round, circuito storico glorioso di Brands Hatch, dove un Raffaele Marcello più che deciso è riuscito ad ottenere una piazza d'onore in gara 1 e una fantastica vittoria in gara 2. Anche le qualifiche sono andate davvero niente male, perché insomma hai ottenuto 3 volte il secondo posto. A questo punto, Lello, raccontaci com'è andata fin dalle prove libere. Sì, sono subito andato molto bene in prove libere, ho fatto subito un secondo e un terzo posto ed ero molto confidente. Poi in qualifica preciso che ho fatto 3 volte primo, però l'altro gruppo era più veloce e rivede la pista più gommata. Qua, questa qua è una pista molto, molto piccola, molto tecnica e difficile. È difficile passare, perciò diciamo se sei primo alla fine vinci se non commetti grossi errori. E infatti in gara 1 ho fatto una buona partenza, una delle mie migliori, però anche Alex questa volta è andato abbastanza bene e infatti è rimasto primo, l'ho affiancato ma non ce l'ho fatta passare. E vedevo che ero veloce un po' più di lui perché gli stavo sempre molto vicino, anche se avevo l'effetto scena che mi disturbava. Dopo in gara 2 io ho fatto sempre una buona partenza come in gara 1, ormai diciamo sono abbastanza consistente su un ottimo livello in partenza. Lui ha fatto un po' peggio e l'ho passato e sono subito via, e poi dopo un po' con i doppiati si è messo un po' tanto a spostarsi, però avevo un buon margine, ho potuto controllare con tranquillità i doppiati e vincere gara 2. Fondamentale, lo dicevamo, su questo circuito è senza ombra di dubbio lo start. A questo punto ripeterai lo start dall'esterno della prima fila domani per gara 3. L'obiettivo è partire bene, ovviamente, come quest'oggi, e portare a casa un'altra vittoria. Sì, è importante fare punti, fare molti punti, diciamo, anche se facessi un secondo non sarebbe un dramma perché farei sempre più di 55 punti, perciò è un grosso bottino fare quasi 61 punti, penso. E perciò diciamo si punta la vittoria, però se sono secondo dopo la prima curva 90% rimango secondo per tutta la gara, perciò punterò tutto di nuovo allo start, cercare di passare Alex prima della prima curva, perché dopo iniziano le curve e diventa impossibile. Tanto feeling, tanta armonia nel tuo team, nel Prema Power Team, al punto che sia in gara 1 che in gara 2 il team Prema ha fatto registrare il monopolio del podio, primo, secondo e terzo, che a Raffaele Marcello giova e non poco, perché il suo diretto rivale in campionato continua a perdere punti e quindi tu ti ritrovi sempre più leader. Sì, adesso diciamo il rivale di campionato stanno diventando sia Alex sia Lucas, perché ormai sono tutti e tre vicini, sia Rossi, Piest, Lucas e Alex, perciò diciamo io adesso guardo più a me stesso a fare più punti possibili e diciamo adesso un bel vantaggio e andando avanti così, facendo sempre podi, il mio vantaggio ovviamente aumenta perché ho sempre un buon ritmo. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro perché la macchina va molto bene, alla fine lavoriamo come una squadra, perciò riusciamo a migliorare tutti e tre consistentemente. E infatti abbiamo fatto 3 triplette che è difficile fare, cioè si è visto molto poco. Ringrazio anche Prema, Ferrari e WinWave per il supporto che danno, perché per ora stiamo facendo davvero un gran lavoro e ho fatto su tutte le gare podio o vittoria, tranne gara 1 a Silverstone, cioè diciamo per adesso il ruolo di marcia è molto impressionante. Avevi detto che doveva essere importante lo start per gara 3, così è stato, hai portato a casa la seconda vittoria di questo weekend a Brands Hatch vincendo gara 3. Sì, diciamo che non c'è niente da dire, sono partito molto bene, ho subito preso la leadership della gara. Poi dopo era tutto controllare gli avversari dietro, perché qua non passi, perciò potevo anche girare tranquillamente un po' più lento del mio potenziale, perché tanto qua non si passa. E ho fatto metà gara andando abbastanza tranquillo per conservare le gomme, e poi dopo gli ultimi giri ho spinto un po' per prendere un po' di margine, infatti è stato così. E anche la safety car che è stato un po' d'aiuto, perché mi ha un po' evitato di fare doppiati, questo è stato anche molto importante. Perciò diciamo sì, un buon weekend, e fare 2 volte primo e 1 volta secondo, partendo sempre da secondo, e tutto sommato un buon bottino. Il prossimo appuntamento sarà a Spielberg, a Red Bull Ring in Austria.
un appuntamento in cui già lo scorso anno ti sei messo decisamente in mostra, andrai lì per ripeterti nella tana del nemico? Sì, come dico da sempre, è importante fare punti, perciò punteremo sempre a fare podi, a fare più punti possibili. Adesso con 100 punti diciamo possiamo amministrare un po' il vantaggio e lavorare con più tranquillità, cercare di fare sempre podi e che alla fine se fai il secondo fai sempre 18 punti e se fai tre volte secondo sono sempre 54 punti, perciò sono sempre tanti e tenere una media come questa alla fine mi porterebbe il titolo, perciò sarà molto importante fare sempre punti, andare sempre al podio, non fare mai zero.